Devo restaurare questa motoretta scooter. Questa qua. Il T-Max. La motoretta scooter da uomo. Allora, non ha dei grossi danni. Dobbiamo praticamente dargli soltanto una rinfrescata, ecco qua. È sempre meglio carteggiare e isolare con del fondo. Però dai, vi faccio vedere come si fa a fare un restauro di una motoretta scooter. Non partiamo con lo smontaggio, almeno non partiamo per ora. Sediamoci, prendiamoci la sedia e osserviamo la motoretta scooter. Dobbiamo capire tutti i danni che ha. Ok? Non partiamo con smontare. Prendi i pezzi, buttali là, metti di là, vernice quello, fai l'altro. No, no, calma. Non sempre serve correre, non sempre. Valutiamo. Prendiamoci mezz'ora e guardiamo bene la motoretta scooter. Quindi abbiamo visto, abbiamo valutato. Ora sì, ora si può smontare. Ma perché non ve la mettete nel culo quella vite lì? Abbiamo finito di smontare la motoretta scooter. Inizia la preparazione. Visto che la motoretta presenta dei danni veramente, veramente leggeri, è molto semplice. Prendiamo come esempio questo pezzo qua. Ve ne faccio uno, tutti gli altri pezzi li faremo in questo modo qui. Per prima cosa azzeriamo tutti questi grafi qua con la P240. Ci allarghiamo con la P400. Manina leggera di plastic primer. Infine isoliamo con del fondo UV. Una mano basta, 60 secondi di essiccazione, carteggiamo il fondo con la P400, infine carteggiamo sia il fondo sia la parte verniciata, sempre con la P600 a rotorbitale. Ovviamente dove non arriviamo con la rotorbitale si fa con la 800 a mano. Fare questo lavoro qui è molto fondamentale perché la sfogliatura non partirà mai da qui, ma parte sempre da uno spigolo lucido. Quindi è, ripeto, fondamentale. 800 tutto a mano, tutto qua. Preparazione finita. Il tutto è stato, penso che, molto chiaro e molto facile. Quello che abbiamo fatto qui, riportiamo anche sul resto della motoretta. Facciamo il punto della situazione. Sono quasi le 5 e ci ho messo 5 ore a fare queste cose qui. Allora, ho smontato tutta la motoretta scooter, l'ho smontata tutta. Ho verniciato quello che dovevo verniciare col gofrato, con questo qui della Car Professional Group. Guarda che spettacolo! Ho preparato, messo in fondo tutti questi pezzi qua e mi sono fatto anche un sacco di paglie. Quello che dobbiamo fare è devo fare le plastiche, queste qui calpestabile, lo farò col bumper and tire care perché non ha senso. Questa qui è plastica stampata, se io gli metto della vernice, tu ci vai a calpestare col piede, mi rovini tutto il lavoro, quindi non ha senso. Sulla scocca della motoretta gli diamo il bumper and tire care della Kartek. Niente,
mettiamo lunedì, mettiamo i pezzi in forno, li verniciamo, mettiamo tutto quanto sulla motoretta e abbiamo finito. Abbiamo messo i pezzi in forno, Nanduzzo ci aspetta. Aspettavo solo te, amico, siamo pronti. Verniciatura doppio strato, questo qui è stato preparato, è stato primerizzato, abbiamo dato il fondo qua e là dove serviva, giusto Nando? E quelli li abbiamo spruzzato di base, giusto? E questa è la differenza tra base spruzzata e base non spruzzata. La base è praticamente il colore, è quello che noi vediamo sotto il trasparente. Base essiccata, ricopriamo il tutto con due mani di trasparente. Vai Nanduzzo! Finito di verniciare i pezzi, ora arriva la parte divertente. Dobbiamo rimontare la motoretta scooter. Tutto quello che abbiamo tolto glielo rimettiamo su. Abbiamo finito di montare la motoretta scooter, è bellissima, sì, non è particolarmente affascinante perché comunque sto grigio qua non è che mi fa impazzire, io l'avrei fatta un blu elettrico, un blu opaco, un nardo grey, una cosa del genere, però dai, oh, il cliente l'ha voluta così, l'abbiamo accontentato, alla fine è stato abbastanza facile e penso che anche abbastanza chiaro, tutti lo possiamo fare. Io sì, ma anche voi sì, sicuramente.